Ciao a tutti, oggi faremo insieme un nuovissimo unboxing, ma prima vi faccio vedere come mi sono stati consegnati i pacchi. Arriva il postino, tutto bello tranquillo, senza suonare il campanello. Lui passa i suoi pacchi con la pistola per passare i codice barre, firma la ricezione dei pacchi e li getta nel mio cortile. Ok, non c'era nulla di fragile, pensate solamente se c'era qualcosa in vetro, lanciarla in quella maniera lì, ma dai, non si può. E oltretutto neanche tanto lanciare, li ha posizionati proprio dove c'è la guida del mio cancello automatico. Per fortuna qualcuno li ha ritirati per me prima del mio ritorno dal lavoro, perché altrimenti andavo ad aprire il cancello e li schiacciavo contro il muro. Non ho parole. Grande Poste Italiane. Che sta succedendo? Ehi, siamo in diretta. No, non siamo in diretta. Quasi diretta. Siamo live, scusate perché rubo un attimo l'introduzione a Nicola. Vai. In questo video, perché comunque questo video è lunedì 9 marzo, credo, fatemi controllare sull'iPhone rotto, sì, 9 marzo. E abbiamo appena da pochi minuti ascoltato la conferenza stampa di Conte di estrema emergenza. E magari questo sarà un video che rimarrà segnato, perché vedremo questa cosa qua per l'Italia per la sua prima volta, è in una zona praticamente quasi a legge marziale, quasi, adesso non è che sono i malattie che ti sparano, però siamo tutti limitati in ogni cosa, giustamente, e dico anche era ora, perché secondo me doveva essere fatto prima, e speriamo che porti a responsabilizzare non solo i pubblici cittadini, ma soprattutto gli imprenditori. Detto questo, torniamo alla vita reale su Winblog. Ciao a tutti! Partiamo con l'unboxing di oggi. Sì. Ma è un unboxing speciale perché alla fine del video cosa dobbiamo svelare? Non diciamo niente? Lasciamo tutto nel dubbio? Chi lo sa? Diciamo tutto alla fine? Chi Oppure lo diamo sa? Un indizio? Adesso ci troviamo in... Futura casa. Con la parola casa abbiamo detto tre quarti del nuovo format, che apriamo, esatto. I pacchi. Dai, apriamo i pacchi. Vai, Dario. Vado io a aprirli. Vai, vai, tutto tuo. Faccio così? Sì, ecco. Vabbè. Forse si riesce anche a strappare così. Mi sento un po' galeazzi. Allora lui fa così. No, ma questo, non è che tagli. Questo si apre. Ah, sì, forse taglio il tavolo, magari non teniamo un po' conveniente. Non comprate niente sul mondo conveniente, mi raccomando. Intanto ti do una mano e apro, sì, qualcosa anch'io, altrimenti si fa notte. Ci sentono dall'audio? Penso di sì, dai. Lo tiro fuori o vado? Tiralo fuori, Dario. Questo che cavolo è? Questo è un mouse, questo. Sì. È un mouse che da ok con tutti le dosi, guardate. No, è così. Guardate. Ah. Perché qui in mezzo ci sono un po' di prodotti di ok. 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 Sì. Me ne sono fatti mandare un pochino di prodotti per un motivo, sempre per questo motivo qua che aprirete alla fine, e questo qua dovevo lasciartelo a te. Comunque, mouse nuovo, il nuovo modello GMF2, che poi lo vedrete sul blog, la recensione. Sì. Questo qua che cos'è, Dario? Intanto salutiamo Giulio, che ciao Giulio, cose di Giulio, non ciao sono Giulio mie. Questo? Hai problemi respiratori? Ecco. Nasal strip? No. Merda. Si capisce bene, qua c'è un Incutex, nasal strips, cose per respirare meglio durante la notte, suppongo. Esatto, sì, antirussare, una roba anti-russare, del genere. Antirussare, poi qua cos'è? E questo qua, dei cavi. Qua c'è Giannak, non so se si pronuncia così. Sono dei cavi Type-C, costavano 5 euro, me ne servivano, quindi c'è... cavo Type-C intrecciato, se vuoi anche aprirlo intanto. L'apro? Sì, dai, ci sono quattro. Voglio solo farvi vedere dove arriva questo pacco, se lo vedete, se lo mette a fuoco, made in Cina. Non so se... Però è così. Ma io glielo rompo se apro con la mia solita cosa. Vai. Questa qui è la forbice di Dario. Molto pericoloso. Io ho chiesto, Dario, è una forbice? Io non ho forbici. Ecco, gliel'ho rotto. Ma comunque, gliel'ho rotto comunque, scusami. Non ti preoccupare. Però è bello sto cavo, Qua sono quattro cavi Type-C con dimensioni differenti. Esatto. Ho paura di utilizzare questo coltello. Guardate. Insomma, 5 euro su Amazon, un'offerta.
poco. Poi sotto troverete tutti i vari link. Non male. Questa qui è la cosa che tutti mi invidieranno. Socia, un po' di spine, avete bisogno di spine questa? Quella lì è una ciabatta, perché ne avevo recensita una molto 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 tempo fa, ma questa qui è veramente bella, compatta, che ha tutte le prese, le spine dell'alimentazione normale, più 6 USB, le stavo addirittura contando. Infatti stavo contando, anzi, perché scritto qua su... Ah, non sappiamo leggere. 6 USB, che è tanta tanta roba. E questa qui sarà di fianco al mio computer. Devo... Ma non ce l'hai già una così? Sì, però se l'ho nascosta dovrei prendere una scrivania un po' più grande. Ok, mandalo anche al canale Mag Motoring Game questa qua se vuoi. Questa qua è bellissima, sui 45 euro mi sembra, non è neanche male come prezzo. Ne hai di robine, eh? Ce n'è. Qua è un nuovo power bank sempre di AOK, 20.000 mAh. Ok. Nuovo modello, tutti molto più stondati, ti ricordi anche tu, sì, il tuo modello era tutto squadrato, rettangolo. Esatto. E quick charge 3.0, tutte le nuove tecnologie, veloce. Ricariche veloci, eccetera. Vai, sì. Te apri, anzi no, apriti il tuo pacco. Questo è il pacco che Amazon mi ha mandato, e però poteva fare un ordine unico, invece no, l'ha fatto in maniera divisa. C'è l'apertura facilitata. Così c'è qua. Ho sempre di Amazon Basic, sempre la solita scatola. Beh, comunque in questa scatola qua c'è... Prolunga? No. Eh sì. Quella, me l'hai mandata tu, me l'ha mandato lui il link, quindi io non ho neanche letto, io ho fatto solo acquisto senza leggere. Quindi speriamo che sia quello che dicevi tu. Dario mi ha detto: mi serve questo. Io mi sembra che sia quello giusto. Prendi via. Questa è tipo una prolunga USB maschio femmina Amazon Basic, perché alla fine i prodotti Amazon Basic è... Sono buoni. Dovrebbe, ed è 3 metri, perché? Ve lo diciamo dopo, cosa serve questo. Questi sono un paio di occhiali sempre di Giulio. Ciao Giulio, saluti a Giulio. Insomma, da 10 ma euro. Ma la sua ragazza non è per niente, tutto per Giulio? Tutto per Giulio, pensa Madonna, a te. Madonna, sei proprio uno spendaccione. Pensa a te. Dai, intanto ti faccio aprire questo qua lo nascondiamo. Porca miseria. È sempre Amazon anche questo? No, è di Giulio. Giulio, che cazzo c'è? Sarà un casco qua. Invece questa qui, visto che Dario vi ha parlato di prolunghe, questa è un hub USB da 7 porte, stavo guardando il numero di porte, perché sempre con questo hub, adesso lo proverò questa settimana, poi prossima settimana ancora sarà tuo, questo hub qua che ha addirittura l'alimentazione. Quindi si può attaccare webcam. È fighissimo questo. Ci attacchi tutte le webcam che vuoi, gli hard disk, visto che è autoalimentato l'hub. Per quello. Dopo vi spieghiamo perché adesso sono arrivato. Quindi questo hub USB sarà tuo. Oh, grazie mille. Grazie, ok anche. E invece qua? Qua devi fare un tagliando? Devi fare un tagliando, Giulio? Non prendere fuori tutto, qua c'è l'olio. Che marca è Mopar? Non l'ho mai sentito. Questo qui costa una barca di soldi. Ah, sì, e non si trova in Italia. Ma è per la sua moto, macchina? No, per la Jeep. Per la Jeep, quindi... Abbiamo il tagliando tuo, però non lo potrei avere perché siamo in zona rossa, ma lo sai anche tu. Quindi noi possiamo girare e aspettarci? No, no. Aspetta un attimo. Vai, chiudiamo. Bene, detto questo... Cosa dobbiamo annunciare, Dario? Niente, basta, chiudiamo qua il video. Finito. Col cavolo, dai! Col cavolo. Oggi abbiamo da annunciare, dopo magari lo spiega meglio anche lui, lo spieghiamo insieme, perché comunque diciamo che è il primo annuncio ufficiale, che lo facciamo tramite i canali di YouWinBlog, quindi spettatori, follower, che adesso siete in caso obbligati a seguirci tutto il giorno, di vedere anche i video vecchi, di ascoltare bene questa cosa qua, che... Lunedì 16 alle ore 9 sul canale di Mag Motoring Game. Aspetta, taglia questo. Potete seguire questo nuovo format, ok? Qui, diciamo, in casa, chiamiamolo, dal nome? Casa GP. Esatto, Casa GP. Il nuovo format motoristico fatto come Dio comanda, in live, quindi non è registrato, live, pura live, dove... saremo abilitate alle chat, ma non solo di un canale solo social, ma di tutti i canali social nostri. Quindi in un'unica chat potete trovare
cioè potete seguirci sia su Facebook che su YouTube, e forse vediamo anche su Twitch, vediamo se riusciamo a mettere in sistema anche quello. Quindi da qualunque punto che ci vediate potrete commentare, interagire con noi in qualsiasi modo. Esatto, ci saranno ospiti. Ecco, nella prima puntata, dato le limitazioni che ci sono, siamo un po' così, però ci saremo sicuramente in tre persone a seguire, quindi non vi preoccupate. Sarà una prima puntata scoppiettante, perché avremo tanti argomenti da parlare. Parleremo di motori principalmente, di tecnologia e di calcio, ok? Anche se, come hanno detto poco fa, il calcio si è fermato, la Formula 1 sembra di no. Per il momento l'unica è Formula 1 che è rimasta, esatto, invariata. Quindi Casa GP, che è formato da, è prodotto diciamo da Futura Corse, Youin Blog e Lucrezia, che ha curato tutte le grafiche, compreso il logo che lo vedete o si vedrà, è in progettazione, okay. E sta per essere ultimato, esatto. E in più non ci abbiamo solo questo da dirvi, taglia questo pezzo qua. Comunque ragazzi, non è solo questo, non è solo Casa GP la novità, quello è uno dei nostri format, il format principale che ci impegnerà in questo periodo, ma soprattutto il secondo format è il ritorno di Open Formula Simulation. Dico bene? Esatto. Un progetto che soprattutto lui ci teneva molto, ok? Io non l'ho seguito in maniera adeguata, infatti non è partito benissimo, possiamo ammetterlo, che ci sono anche dei video testimoniano le mie cose. Però devo dire che mi sono divertito parecchio. Ok, diciamo, riparte questo diciamo evento, questo campionato da casa, così da casa dovete giocarci. Soprattutto in questo momento. L'unica cosa che dovete avere è un PC e il gioco originale acquistato su Steam di Formula 1 2019. Se volete, non ce l'avete, vi possiamo mandare anche il link di sconto tramite Instant Gaming o G2A, tramite anche, magari lo mettiamo già sotto in descrizione. L'unica cosa che dovete fare per partecipare è andare sul sito openformulasimulation.altervista.org e troverete subito in prima pagina il form dove dovete mettere nome, cognome, sesso, età e l'account di Steam. Basta, dovete fare solo quello. Poi vi arriverà un'email per iscrivervi al gruppo Facebook in questione dedicato al campionato. Tutto lì, non c'è nessun costo, è totalmente gratuito, perché non mi sembra bene in questo periodo lucrare su questa cosa qua. Sarà finalmente un servizio che riusciamo a curare al 100%, quindi tutti gli errori che abbiamo fatto nel primo lancio che abbiamo fatto di questo progetto risolviamo. Salvo connessioni, qualcosa di strano nell'aria. Diciamo che stiamo anche stiamo guardando per aumentare la potenza della mia connessione internet, che sarà quella che trasmetterà la regia dell'evento, e niente, ho parlato sempre io, parlo un po' te. No, mi sembra giusto così. Dovevamo promuovere questa cosa e abbiamo approfittato per promuovere Casa GP e Open Formula Simulation, sì, in questo unboxing, perché abbiamo fatto vedere non proprio tutto il nuovo materiale che doveva arrivare, ma sempre per questo casino qua, sì, non è arrivato, i corrieri ritardano, sta succedendo un po' di tutto, speriamo almeno entro lunedì che arrivi tutto. Sì, si arriva, se no vado a prendere un euro, ti ho detto, in qualche modo. Perché abbiamo anche una doppia webcam, così abbiamo una doppia ripresa. Tutte le varie prolunghe, ne è arrivata solo una, ma ne devono arrivare altre due, se non ricordo male. Giovedì e altre due. E poi basta, abbiamo anche l'hub USB, quindi da lì noi posizioneremo qua l'hub con tutte le varie webcam. Più di così direi che siamo organizzati bene. Esatto, ci saremo io, Nicola, vado al Max in diretta, in differita, perché in una zona di quarantena lo metteremo dentro come angolo in zona Skype, vedete, tipo una cosa da Skype, tipo, che lo metteremo dentro. È l'unico modo. E ci sarà Carlo Alberto che curerà la parte dei motori. E anche calcio, giusto. Sì. Noi principalmente, io Formula 1, lui tecnologia e MotoGP, diciamo, perché MotoGP moto, perché si è corso solo la Moto 2 e Moto 3, che c'è anche tanto da dire per quello che è avvenuto, e più tutti gli argomenti di Formula 1, sia il Gran Premio Steel post GP, ma soprattutto quello che sta avvenendo adesso, che c'è il panico totale. Direi che abbiamo detto tutto. Sì. Trovate tutto in descrizione, tutti i vari indirizzi tutto, mail, tutto, il sito di Open Formula Simulation. E poi ci vediamo a questo punto lunedì, ore 9, ore 21, lunedì 16, ore 21, sul canale YouTube Mag Motoring Games. Detto questo,
come dici anche tu nel finale. Un salutone e alla prossima su Uimblo. Scusa, mi sa che dice che te. Un salutone e alla prossima su Uimblo. Bravo. Mi sa che dice anche te per quello.